Ciao, io sono Alessandro Imbriglia e qui dal Molise oggi in concomitanza con la Carovana del Nord diamo il via, diamo un forte impulso alla Carovana del Sud, chiaramente una giornata di lancio importante. Venafro costituisce una prima tappa a cui seguiranno per l'appunto Taranto, Cosenza. E poi la carovana culminerà con Napoli per il 2023. L'eccezionalità, possiamo dirlo, dell'evento odierno qui a Venafro consiste appunto in un'iniziativa che mira a far convergere realtà associative del mondo civico che negli ultimi anni hanno condotto certamente battaglie importanti, ottenendo anche risultati, ma che per l'appunto non sono riusciti ancora sino a questo momento ad esprimere tutte le loro potenzialità. Quindi oggi proponiamo un nuovo perimetro, un nuovo campo di lotte in cui convergono una molteplicità, un ampio ventaglio di identità associative. Ogni identità associativa metterà in campo le proprie competenze, le proprie conoscenze, la propria sensibilità, appunto per potenziare e per supportare altre realtà associative che compongono questo perimetro in vista per condurre le lotte che ogni realtà associativa sino a questo momento ha portato avanti. Il punto è superare quei limiti entro i quali ogni realtà associativa ha sempre combattuto isolatamente. Quindi l'obiettivo è quello di superare un approccio miope anche dell'associazionismo in genere, entro il quale ogni associazione, nella maggior parte dei casi, resta confinata nel proprio territorio, nella propria lotta di quartiere, nella propria città, nella propria provincia. Ecco, quindi, in questa sorta di mutualismo, potremmo dire, associativo, ogni associazione metterà in campo le proprie risorse, così da colmare e rafforzare le virtù, le qualità delle altre associazioni che abitano questo perimetro. E per converso, appunto, nel verso opposto, riceverà dalle altre realtà associative, quell'apporto, che è utile, ecco, a colmare, a rafforzare, carenze, rispettivamente le carenze e le. E i punti di forza che connotano quella specifica identità associativa. Quindi entro questo mutualismo gioca questo nuovo perimetro che noi cerchiamo di circoscrivere, che annunciamo oggi in questa sede qui a Venafro. Così che tutte le peculiarità, le risorse inespresse sino a questo momento di tante realtà associative su un panorama regionale assolutamente frammentato, in modo che queste risorse possano dare il meglio, possano esprimere, tutto il proprio potenziale per l'appunto. Quindi, simultaneamente lavoriamo su una mappatura sistematica, quindi su un primo lavoro descrittivo che consiste appunto nella descrizione accurata di tutte quelle criticità regionali su un piano ambientale, ma anche sanitario, in tema di diritti del lavoro, che connotano quelle problematicità che connotano la nostra regione e che appunto di cui ogni singola identità associativa non può farsi carico autonomamente, perché la mole di lavoro chiaramente è imponente, importante. E quindi a questo lavoro esplorativo, perché ci sono tante problematiche, tante criticità cosparse che connotano il nostro territorio, tante problematicità che l'associazione
la singola associazione può non conoscere o che non conosce anche a distanza di pochi chilometri. Quindi è importante in questo senso attivare delle risorse da un punto di vista operativo, logistico, una molteplicità di convergenze, potremmo dire, fra varie associazioni, e quindi si procederà ad un lavoro esplorativo e descrittivo in primis di queste delle problematiche che attanagliano delle principali criticità che connotano la nostra regione, e poi in un secondo momento, terminato il lavoro descrittivo iniziale, che poi è sempre quello più complicato, quasi paradossalmente, si procederà alla soluzione dei problemi, si procederà a trovare delle soluzioni, sempre attraverso la convergenza, come accennato poc'anzi, fra varie realtà associative. Ma senza questa convergenza è difficile, in realtà così complesse, dove i confini fra vari problemi su temi ambientali, sanitari, del lavoro, della sanità, i confini sono estremamente labili. Questo attesta una complessità dei problemi che si vanno a trattare. Per affrontare questi problemi e quindi questa complessità occorre un'unione di intenti e una convergenza sistematica, sempre più organica, fra realtà associative, lo ripeto per l'ennesima volta, che sino a questo momento hanno agito isolatamente. Questo in estrema sintesi è quello che oggi proponiamo, a cui diamo il via, con numerose realtà associative che per appunto molte identità che oggi sono qui e propongono un loro focus specifico sulle tematiche che hanno trattato e sui problemi che affrontano quotidianamente.